terzo laboratorio di cucina per l'Istituto di Poppa Rozzi di Teramo, grazie al contributo della provincia ma anche ai fondi della scuola. Sì, oggi abbiamo inaugurato il terzo laboratorio, ma è un primo laboratorio di eccellenza, un laboratorio all'avanguardia nel quale ci sono attrezzature anche altamente tecnologiche. Queste attrezzature permetteranno ai nostri alunni di fare un'esperienza molto raffinata proprio per quanto riguarda quelle competenze che l'enogastronomia richiede, quelle competenze che richieste dal mondo del lavoro. Quindi hanno la possibilità già di lavorare in un ristorante all'avanguardia. Questo laboratorio speriamo che ci permetterà anche di poter realizzare dei progetti ambiziosi, come potrebbe essere quello dell'apertura di un ristorante didattico. Essendo un laboratorio tutto a norma, si potrebbe mettere nelle condizioni i ragazzi anche di organizzare un discorso di autoimprenditorialità che fa parte proprio di un progetto di eccellenza della nostra scuola. Sono sempre più gli iscritti rispetto agli anni passati? Diciamo che il numero degli iscritti è stazionario, nel senso che sono sempre tanti negli anni. Se si avverte un piccolo calo, credo che sia più dovuto a un calo demografico che per altro.